L'invasione russa non accenna a terminare nel territorio ucraino e i civili continuano a pagare un prezzo molto alto. Tantissime sono le persone prive di servizi primari come acqua, cibo, elettricità, sanità. Ci sono poi quelle persone che vivono la guerra in modo indiretto, ovvero tutte quelle persone che vivono da anni in Italia, ma che, attraverso i racconti della propria famiglia residente in Ucraina, sentono ugualmente il peso della guerra. Una di queste è Ludmilla Karabin, nata in Ucraina, ma vive in Italia da 23 anni e attualmente abita a Pertosa. Da quanto è che manca dal suo paese e cosa le manca maggiormente? 2 mesi fa, perché io sono stata al mio paese e non potete immaginare che ha visto, perché un giorno, faceva giorno memoria dei morti, quando io arrivata in piazza ha visto tante fotografie. Penso che 50 persone, giovani, 19 anni, 18 anni, 17 anni, questi fatti fotografie quando è iniziata la guerra da 2014. Mi è spezzato il cuore proprio, io piangevo, penso, non posso dire quanto. Camminavo vicino a tutte queste fotografie, tutti questi morti, e non immaginavo, ma che sta facendo questo Putin? Tutti questi ragazzi giovani, voi immaginate che dolore e che dolore stanno passando questi genitori di questi ragazzi. Proprio no, non c'è parola, non c'è altra parola. Quando tornata qua in Italia, ancora strada facendo, stata 36 ore e sempre occhi miei vedevano questi ragazzi giovani, e sempre strada facendo più piangeva che parlava con altri gente. Troppi dolori per mio popolo, anche per i miei parenti, perché ce l'ho anche parenti in Ucraina. Ну, я дико, я не не соло пер мій паренди, не но пер мій тутто пополо, перке нон си помаджинаре. Ми агура, ке квеста гверра фініше пю прима престо. Соло квеста агуро. Io per questo prego tutti la mattina e tutti sera da Dio, che Dio aiuta, che questa guerra finisce più presto. Che non si muoiono bambini, non muoiono gente, non distruggono tutti i paesi, tutte le città, non distruggono terre, perché nella nostra terra, e come dicono tante nazioni, proprio terra oro, questo io auguro, prima possibile che finisce questa guerra.